Stai ascoltando un messaggio registrato in diretta dal programma La Voce del Pastore, in onda su Parole di Vita. Il messaggio che il Signore mi ha messo nel cuore per questa sera è qualcosa che Dio da tempo sta dicendo anche alla mia vita. E quindi lo condivido con la Chiesa, lo condivido con voi, perché anche voi siete la Chiesa. È tratto da una scrittura dove Dio incoraggia il suo popolo e non solo, ma lo invita a camminare, lo invita ad andare avanti, perché ogni risorsa che Dio gli dice, ogni risorsa che occorre o che occorrerà avere, a proposito di questo, è lui che l'ha già provveduta e stabilita. Quindi, Pastore Petrone, ogni risorsa che ti servirà per sostenere l'opera, Dio l'ha già provveduta e l'ha già stabilita. Continuiamo nel messaggio. Voglio dirvi che è già da tempo che noi vediamo, anzi viviamo, ciò che si chiama un cambiamento epocale. Abbiamo già compreso che il futuro non sarà più lo stesso di quello che abbiamo passato. Da tempo il mondo sta vivendo disorientato, senza sapere cosa e come sarà il domani, cosa accadrà, cosa ne sarà della nostra vita a causa delle crisi economiche, crisi climatiche, cambiamento climatico, le guerre e tutto il resto, no? E quindi è come se il domani non sappiamo cosa ci riserva, cosa ne sarà della nostra vita e cosa ne sarà anche delle nostre chiese, no? C'è una instabilità, una incertezza del domani che purtroppo anche la Chiesa sta subendo. Dio mi ha parlato con alcuni versi che spesso io ho meditato, ma che stavolta il Signore mi ha fatto vedere sotto un'altra luce. Sono versi che anche tutti voi conoscete. Voglio invitarvi a fare una piccola operazione. Prima di leggere la parola, voglio invitarvi a mettere come appunto nel vostro cuore o nella vostra mente, o scrivetelo, è meglio se avete una penna e poi un pezzo di carta, scrivere questa parola, questa frase incompleta: oltre le mie, e poi mettete puntini puntini. Perché man mano che arriveremo alla fine del messaggio, ognuno, secondo l'area che lo Spirito Santo vi ha parlato, vi avrà toccato, completerà la frase aggiungendo una parola. Oltre le mie possono essere paure, debolezze, incertezze, vedremo. Ma leggiamo dalla parola di Dio. Isaia 43, dal verso 16, leggiamo: così dice l'Eterno che aperse una strada nel mare e un sentiero fra le acque potenti, che fece uscire carri, cavalli e un esercito potente. Essi giacciono tutti insieme e non si rialzeranno più. Sono annientati, spenti come un lucignolo. Non ricordate più le cose passate, non considerate più le cose antiche. Ecco, io faccio una cosa nuova, essa germoglierà. Non la riconoscerete voi? Sì, aprirò una strada nel deserto, farò scorrere fiumi nella solitudine. Le bestie dei campi, gli sciacalli e gli struzzi mi glorificheranno, perché darò acqua al deserto e fiumi alla solitudine per dare da bere al mio popolo, il mio eletto. Il popolo che mi sono formato proclamerà le mie lodi. Fin qui la parola di Dio. Ho visto che la regia forse ha avuto qualche problemino, però va bene, l'abbiamo letto lo stesso. Il profeta Isaia scrive per un popolo che è esiliato in Babilonia. Il popolo di Dio vive in una terra straniera, in mezzo a una nazione che non conosce Dio, ma che adora i loro tanti idoli. E a pensarci bene, riflettendo un po', cioè, la situazione del popolo eletto di cui parla Isaia è molto simile alla situazione in cui viviamo
noi oggi nella nostra società e quindi anche nelle nostre comunità. Perché anche noi diremo, potremmo dire che siamo esiliati in una terra straniera. La terra straniera nella quale noi siamo esiliati non è altro che la società in cui noi viviamo. La nostra società è così piena di idoli moderni che è la Babilonia nella quale le nostre comunità si trovano a dover vivere e testimoniare il vero Dio. Ognuno di noi ci troviamo a vivere dentro questa Babilonia che è la nostra società e lì dobbiamo testimoniare e vivere il nostro Dio. Ora, questa moderna Babilonia nella quale noi siamo situati è una società che non crede nel Signore, ma che si affida ai propri dei, che possono essere gli dei gli idoli della ricchezza, gli idoli del potere, del successo, che poi vuole raggiungere con ogni mezzo, lecito o illecito che sia. Quindi nel messaggio di Isaia il Signore ricorda al suo popolo eletto, esiliato in Babilonia, il tempo in cui li liberò il suo popolo dalla schiavitù d'Egitto. E infatti cosa dice? Così parla il Signore che aprì una strada nel mare. Cioè il Signore richiama il suo popolo all'attenzione dell'esperienza di liberazione vissuta in passato. In pratica gli sta rinfrescando la memoria, ricordandogli alcune delle imprese importanti che Dio ha compiuto in loro favore, affinché il popolo, ricordandosi le imprese, si renda conto che mai è stato un popolo abbandonato a se stesso, ma che Dio è sempre stato fedele e come è intervenuto nel passato, Dio ha il potere di intervenire anche nel presente e anche nel futuro. E quindi se Dio invita il suo popolo a guardare al passato, non lo fa per farci rimanere imprigionati, attaccati al passato, ma lo fa per proiettarci verso un futuro in cui avremo piena consapevolezza, avremo piena fiducia che Dio rimarrà sempre fedele e soprattutto che rimarrà sempre al nostro fianco. Infatti, nella scrittura che noi abbiamo letto, subito dopo aver invitato il suo popolo a gettare uno sguardo nel passato, il Signore invita il popolo a guardare in avanti, assicurando che lui presto interverrà nuovamente a favore del popolo, e certo non per ripetere le cose del passato, ma per fare delle cose nuove nel futuro. Ora, non ricordate più le cose passate, poi dice, non considerate più le cose antiche, ecco io sto per fare una cosa nuova, sì, aprirò una strada nel deserto. Quello che noi e tutto il mondo oggi sta vivendo è veramente una crisi enorme, gli studiosi dicono addirittura di dimensioni apocalittiche, perché il mondo giace in guerra, è in contrasto popoli contro popoli, cioè compreso una parte di molti credenti considera questo, però molti credenti la vivono con le paure, con le incertezze, con le frustrazioni di un futuro che non si conosce cosa potrà riservarci, no? E purtroppo tutto questo viene vissuto a volte come se il mondo, o meglio il principe di questo mondo, ci stesse infliggendo a noi credenti come una sconfitta. Ma guardate che non è così. Voglio dirvi veramente una cosa, proprio come il Signore condusse il popolo d'Egitto verso la terra promessa, aprendogli una strada nel deserto, così ora, in questo tempo, Dio aprirà una nuova strada per liberare il popolo da qualunque crisi economica, sanitaria, sociale, climatica in cui noi siamo pienamente coinvolti. Dio farà una via dove via non c'è. Dio aprirà strade nel deserto e farà scorrere acqua nel deserto per dare da bere al suo popolo. Gloria a Dio. E non solo, ma nel verso 21, cioè l'ultimo verso, abbiamo letto che dice: il popolo che mi sono formato proclamerà le mie lodi. Perciò, fratello, sorella, ragazzo, ragazzi, tutti che state ascoltando, da ogni parte del mondo sappiate che il nostro Dio
è colui che ci farà andare oltre le nostre paure, oltre le nostre incertezze, oltre le nostre frustrazioni, oltre le nostre crisi, oltre le nostre difficoltà relazionali, oltre il nostro senso di inferiorità, oltre le nostre delusioni, le nostre malattie, oltre i conflitti interiori e così via. Dio è il Dio che ci farà andare oltre. Dio ti sta dicendo non ti fermare, anche se ti senti esiliato, continua, persevera, perché la mia promessa di costruire un futuro nuovo è per te. Qualcuno dirà, ma questa promessa era per il popolo di Israele. Io ti dico no. Ogni promessa contenuta nella Bibbia, nella parola di Dio, è lì proprio perché serve ad incoraggiare e fortificare il popolo di Dio. Infatti nel verso 21 non dice il popolo di Israele canterà le mie lodi, ma dice il popolo che io mi sono formato canterà le mie lodi. Il Signore ti sta chiedendo di guardare al passato per proiettarti nel futuro. Dio ti sta dicendo ricordati delle opere che ti ho fatto, delle imprese che insieme abbiamo fatto per proiettarti nel futuro e non rimanere fermo a rimpiangere magari il passato oppure a soffrire a volte per circostanze o situazioni negative del passato ricordando il passato. Nella scrittura, nel verso 17, il Signore ci ricorda che fece uscire i carri, i cavalli e un esercito potente. Dice che giacciono tutti insieme e non si rialzeranno più, sono annientati e spenti come un lucignolo. Gloria a Dio. Sta dicendo fidati di me, Signore. Tutti i tuoi pesi, tutti i tuoi peccati del passato giacciono in fondo al mare e sono stati annientati. Questa è una grandissima verità, questa è una grandissima, è una verità che ci libera completamente. Perciò rimetti la tua vita nelle mie mani, dice il Signore. Non rimanere paralizzato o paralizzata nel passato, come accadde alla moglie di Lot, la quale mentre fuggiva da Sodoma e Gomorra, che stavano per essere distrutte dal fuoco, si voltò a guardare indietro e divenne una statua di sale. Cari, se noi ci voltiamo indietro, se ci voltiamo sempre a guardare dietro, rimarremo paralizzati nei nostri ricordi e non saremo più capaci di andare avanti. Perché se uno guarda indietro non può camminare in avanti, perché prima o poi sbatterà da qualche parte e si farà anche male. Bisogna guardare avanti ed essere pronti ad affrontare le novità del futuro nella fiducia che il futuro è nelle mani di Dio. Il Signore quindi ci invita a dare uno sguardo al passato molto veloce per mostrarci in che modo Egli ci ha guidati fino al presente. Fin qui, diremo l'Eterno, come dice la Scrittura, fin qui l'Eterno ci ha soccorso. E per dirci anche che Lui ci vuole continuare a guidare ancora anche verso il nostro futuro, soprattutto verso il nostro futuro se noi glielo permettiamo. Infatti il Signore è pronto a operare nella Sua Chiesa e nella nostra vita per aprirci alle novità del futuro. Infatti dice io sto per fare una cosa nuova. Dio non ci propone le cose vecchie, Dio non vuole farci rivivere il passato, ma ci promette che farà cose nuove. Essere cristiani significa anche essere aperti alle cose nuove che il Signore vuole fare per noi, significa essere aperti al cambiamento. Un cristiano vero è infatti colui che accoglie sempre l'appello del Signore alla conversione. E la conversione, sapete, implica un cambiamento di mentalità e dunque è la disponibilità, la predisposizione a cambiare idea, a pensarla diversamente di prima. Questa è conversione, ad agire diversamente da prima. Anche in merito al cristianesimo, noi non possiamo rimanere legati alle idee del passato, perché quelle idee si trasformeranno in idoli altrimenti nella nostra vita. Ah no, ma quella cosa si faceva in quel modo, io non voglio cambiare,
allora voglio sempre fare allo stesso modo. Convertitevi, dice il Signore. Significa, siate convertirsi, significa siate disposti a rimettervi in discussione e a cambiare le vostre idee alla luce della parola di Dio. Se non siamo disposti a fare questo, noi saremo come una lettera morta, non una lettera vivente. Sapete, io non sono il cristiano di 25 o di 30 anni fa e non sono nemmeno il cristiano di 10 anni fa. E vi dirò che non sono nemmeno il cristiano di un anno fa, perché la mia crescita spirituale mi porta a modificare sempre il mio modo di essere, il mio modo di ragionare, il mio modo di vedere le cose, perché non sono rimasto alla comprensione spirituale di 20 o di 30 anni fa. Ma poiché la risurrezione di Cristo nella mia vita ha fatto arrivare lo Spirito Santo che vive in me, in mezzo a noi, con noi, ogni giorno, se io glielo permetto, lui mi cambia, mi guida e mi cambia la mia vita. Permettigli allo Spirito Santo di cambiarti la vita. Capite quanto sia attuale questa parola scritta in Isaia? Non è una parola antica, non è una... la vita cristiana è proiettata sempre verso una cosa nuova. Questo significa questa scrittura. Questo verso non è stato scritto per coloro che litigano col pastore, escono dalla chiesa e poi aprono altre chiese e dicono che Dio sta facendo una cosa nuova. Non è stata scritta per giustificare queste cose. Questo verso è contenuto nella parola di Dio perché il credente lo realizzi giorno per giorno nella propria vita, perché giorno per giorno Dio vuole fare e fa cose nuove nella nostra vita, se noi glielo permettiamo e abbiamo la mente rinnovata per essere pronti al cambiamento. Questo verso è contenuto nella parola proprio per fare questo. Gesù lo spiegò molto chiaramente quando parlò con i suoi e soprattutto rivolgendosi a Pietro. Scusate, nel Vangelo di Luca, capitolo 22, dal 31 al 34, leggiamo: Simone, Simone, ecco, Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano. Ma io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno. E tu, quando sarai convertito, fortifica i tuoi fratelli. Pietro gli disse: Signore, sono pronto ad andare con te in prigione e alla morte. Gesù disse: Pietro, io ti dico che oggi il gallo non canterà prima che tu abbia negato tre volte di conoscermi. Cioè, la risposta di Pietro fu la stessa risposta che spesse volte anche noi diamo. Gesù gli dice: Pietro, quando sarai convertito? E Pietro risponde: ma io sono già convertito. Ma Gesù spiega con cura, chiaramente, che ad ogni azione sbagliata che noi facciamo, dobbiamo rimetterci in discussione e quindi convertire quell'azione, cioè convertire ciò che abbiamo commesso con il cambiamento della cosa nuova che Dio vuole fare. Ogni cosa sbagliata che noi commettiamo, ogni azione sbagliata, ogni errore, ogni cosa che non facciamo secondo la parola di Dio, deve essere convertita. Capite allora che noi non smettiamo mai di convertirci. Io non mi sono convertito quando mi sono battezzato. Sì, ho deciso di iniziare un percorso di conversione, ma tutti i giorni mi converto, perché tutti i giorni affronto delle vicende, delle circostanze particolari dove a volte commetto anche degli errori che devo convertire in cose giuste. Vengono convertiti da errore in cose giuste. Capite cosa vuol dire la cosa nuova, la conversione? Molte volte noi leggiamo la parola come degli slogan e la utilizziamo per avallare le nostre intenzioni o i nostri programmi o i nostri progetti. La cosa nuova, tutto questo, tutto, ognuno sento dire: ah, Dio sta facendo una cosa nuova. Ma che Dio faccia una cosa nuova nella tua vita ogni giorno, nella vita di ognuno, di ogni credente, di ogni persona che ha donato il suo cuore. Certo che Dio fa una cosa nuova. Ogni giorno la fa e la dobbiamo ricevere, la dobbiamo permettere di farla questa cosa nuova ogni giorno nella nostra vita, e ogni giorno dobbiamo convertirci. L'Apostolo Paolo scrive in 2 Corinzi 5:17:
Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, tutte le cose sono diventate nuove. Quindi, ogni cosa, ogni giorno è una cosa nuova. Tutto ciò che io faccio domani sarà una cosa nuova. La Chiesa, così come la vita di ognuno di noi, è sempre in via di cambiamento, sulla via del cambiamento, perché deve sempre rivedere se stessa alla luce della parola di Dio e deve essere disposta a cambiare e a rinnovarsi per rimanere fedele alla parola. Perciò lasciamoci dunque rimettere in discussione dalla parola di Dio, attenzione. Apriamoci alle cose nuove che Egli vuole realizzare nella nostra vita, nella sua Chiesa, senza rimanere legati al passato, ma aprendoci al nuovo futuro che il Signore vuole donarci, ma sottomesso alla parola di Dio. Quindi identifica, fai una riflessione interiore, fai un'introspezione stasera, e identifica cosa ti disturba per accettare il cambiamento. Cos'è che sta disturbando la tua vita per non accettare il futuro in Cristo? E allora scrivi dove io ti ho detto di lasciare lo spazio vuoto in quella frase, oltre le mie, puoi scrivere cos'è dentro di te, affinché paura, può essere paura, affinché tu possa pregare, affinché questo diventi un oggetto di preghiera, affinché tu possa chiedere al Signore di intervenire in quell'area. Può essere oltre le mie paure, può essere oltre le mie incertezze, oltre le mie frustrazioni, difficoltà, sensi di inferiorità, delusioni, malattie, crisi economiche, conflitti interiori, religiosità, tradizioni, ferite del passato, ferite causate da persone a noi care, senso di abbandono, solitudine. Qual è? Dov'è che desideri andare oltre? Oltre le mie solitudini, oltre il mio senso di abbandono, scrivilo, che diventi un oggetto di preghiera, perché lo Spirito Santo libererà la tua vita da questo. Perciò riempi il tuo spazio e poi comincia a pregare, affinché lo Spirito Santo ti dia la convinzione, la forza ed il coraggio di camminare, di andare sempre avanti, oltre a ciò che fino a questo momento ti ha impedito di essere rinnovato nella mente, nel cuore e nello spirito. Perciò voglio pregare insieme a te, dopo aver condiviso questa parola, voglio pregare insieme a te perché lo Spirito Santo possa operare e intervenire. È una parola che deve produrre cambiamento, è una parola che deve portare riflessione e cose nuove, conversione. Oggi noi quando sentiamo parlare di conversione, questo non è per le persone nuove. Come dicevo prima, cari, la conversione è per tutti. Io ogni giorno ho bisogno di convertirmi. Cioè, Gesù disse a Pietro, quando ti sarai convertito da questa cosa? Pietro rispose, come risponderemo noi? Ma sono già convertito. Dobbiamo comprendere queste cose e quindi fa che questa parola possa produrre veramente acqua nel deserto. Dio lo ha promesso, Dio ti ha detto non ti preoccupare, io darò acqua nel deserto per dare da bere al mio popolo. Non devi avere paura della tua situazione, non devi avere paura della tua circostanza che stai vivendo, non devi avere nessuna paura, perché l'amore caccia via ogni paura. E Dio, in questa lettura e in tutta la sua parola, dice sempre al suo popolo che lo ama. Si propone sempre come colui che è il liberatore da ogni circostanza. Ricordati quando ti ho aperto il mare, ricordati quando ti ho fatto questo miracolo, ricordati, perché Dio ti dice di ricordarti, per dirti che oggi Lui è pronto per compiere un miracolo nella tua vita. Devi solo chiederlo. Perciò voglio pregare, Signore, grazie per la tua parola, grazie Signore perché abbiamo compreso, Signore, qual è l'area particolare che forse ci ha tenuto bloccati.
Ti prego, Spirito Santo, se ognuno ha scritto quell'area o l'ha pensata in cuor suo, che tu, Spirito di Dio, possa investigare i cuori in questo momento e operare guarigione, liberazione, certezza nel cuore, in ogni cuore, affinché possa ogni cuore essere liberato e possa essere liberato dall'impedimento del rinnovamento della mente. Ogni mente sia rinnovata nello Spirito per poter pensare, agire e parlare secondo il cuore di Dio. Signore, rinnovaci, rinnovaci, dacci comprensione della Tua parola, dacci rivelazione e facci comprendere che ogni giorno abbiamo bisogno di convertirci, Signore, e Ti ringraziamo perché realizziamo pienamente che ogni giorno Tu fai una cosa nuova nella nostra vita. Grazie, Spirito Santo. Grazie, Padre, per come hai mandato la Tua parola. Grazie per Gesù, il nostro Signore, che ce l'ha ha messo la parola in pratica e ce l'ha mostrata così eccellentemente, Signore, che veramente tocca i nostri cuori. Grazie, Padre. Ti diamo la gloria, l'onore e il ringraziamento stasera per tutto quello che Tu farai, per quanto ancora parlerai ai cuori per operare cambiamenti e trasformazione. Grazie, Padre. Abbiamo bisogno di Te, caro Spirito Santo. Ti diciamo grazie ogni cosa per quel nome prezioso che ci è stato dato, Cristo Gesù il Signore. Amen e amen. 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 Massimo, grazie per la parola che il Signore ti ha dato. E per me la parola che hai dato prima è molto importante, perché il Signore, so che quando manda una parola è così, e il Signore farà quello che tu hai detto, di stare tranquillo che il Signore, la vuoi ripetere? Sì. Il Signore ha detto che tutto ciò che necessita è tutto ciò che occorrerà avere, è Lui che l'ha già provveduto e l'ha già stabilito. Quindi non dobbiamo preoccuparci, pastore, tu non devi avere pesi, perché ogni risorsa, ecco la parola era questa, ogni risorsa. Parole di vita ha bisogno di risorse. Ogni risorsa che occorrerà avere è Lui che l'ha già provveduta e stabilita. Lo dichiaro e lo confermo nello Spirito, nel nome di Gesù, che questa parola arrivi e faccia breccia nel cuore del pastore Cataldo, nel cuore di tutto lo staff di Parole di Vita, e metta certezza e sicurezza che Dio ha già provveduto per ogni cosa. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen. E io dico, la metta nel cuore anche di chi ha ascoltato, perché in mezzo a quelli, certo, che hanno ascoltato, amen, che il Signore... Beh, va bene, allora sentiremo questa notizia a breve. Non appena io ho pareggiato tutto, ricordati dove sei a casa, dove ti trovi, io dico... Signore ha provveduto quello che serviva. Alleluia, gloria al Signore. Amen. Grazie. Quando siamo così uniti nello Spirito, il Signore sa dove deve mettere il dito. Il dito di Dio è grande. Lui è il maestro, il direttore dell'orchestra. Sì, sì, va bene. Grazie, Dio ti benedica. Grazie. E si serva buona di serata, te. Buona serata. Pace, pace, pace. Adesso abbiamo il prossimo fratello, che è il fratello, guardiamo chi viene dietro. Emanuele, pace. Pace, carissimo, pace. Mi pace, senti, sì? Sì, vai, sì, tranquillo, sì, sì. Noi ti seguiamo. Grazie, grazie. Volevo stasera iniziare con una preghiera. Volevo chiedere al Signore la guida per questi minuti che passeremo insieme. Padre, nel nome di Gesù veniamo davanti a Te, perché abbiamo bisogno di Te, veramente, che Tu parli ai nostri cuori, parli
a chi in questo momento è nel bisogno, nella necessità. Signore, guida ogni cosa, guida ogni parola che uscirà dalla mia bocca, Signore, guidala tu, Spirito Santo, lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Grazie, Padre, grazie. Stasera volevo prendere qualche verso da Matteo al capitolo 9, dal verso 9. E è l'incontro di Matteo e Gesù. E troviamo scritto questo, Matteo 9,9. Poi Gesù, partito di là, passando, vide un uomo chiamato Matteo che sedeva al banco delle imposte e gli disse: Seguimi. Ed egli, alzatosi, lo seguì. Mentre Gesù era a tavola in casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori e si misero a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. I farisei, veduto ciò, dicevano ai suoi discepoli: Perché il vostro maestro mangia con i pubblicani e con i peccatori? Ma Gesù, avendoli uditi, disse: Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Ora andate e imparate che cosa significhi: voglio misericordia e non sacrificio, poiché io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori. Ora vorrei andare sul verso 9. C'è qualcosa di particolare in questo verso che veramente ha toccato il mio cuore. E troviamo scritto che Gesù, passando, vide un uomo chiamato Matteo che sedeva al banco delle imposte e disse: Seguimi. Ed egli, alzatosi, lo seguì. È veramente un attimo, una sola parola esce dalla bocca di Gesù, una sola parola perché Matteo cambiasse per sempre la sua vita. E questo mi ha colpito, credetemi, ha fatto breccia nel mio cuore, perché penso a quante volte, a quante parole, a quante situazioni si creano, la gente quante volte viene in chiesa prima di conoscere Gesù come personale salvatore, tante ore passate dietro a delle persone, quando poi troviamo questo verso che ci fa capire che veramente Dio può cambiare la nostra vita in un attimo. Dio può stravolgere la nostra esistenza, quello che stiamo vivendo, il momento così brutto della nostra vita, lì dove siamo arrivati. In un attimo Dio può cambiare il nostro futuro. Passò vicino a quest'uomo, gli disse: Seguimi. E mi piace che egli si alzò e lo seguì. Come Chiesa dobbiamo credere veramente che Dio può cambiare la vita dell'uomo in un attimo. Se non è nostra questa credenza, questa verità, noi faremo fatica, veramente fatica a comprendere cosa vuole fare Dio. Dio vuole cambiare la vita dell'uomo. Dio vuole cambiare la nostra esistenza, vuole cambiare quello che noi stiamo vivendo. In un attimo Dio può fare questo miracolo. Tutto nasce dal cuore di Matteo, da quello che c'era in questo cuore che era disprezzato da tutti. Era un esattore, era un uomo che raccoglieva i soldi a discapito della correttezza, era un uomo che se ne approfittava, era un uomo che non aveva scrupoli, e questo faceva di lui un uomo odiato, un uomo che non era amato sicuramente, non era ben visto, non era l'amico da andare a mangiare qualcosa fuori, era un uomo che aveva un tenore economico e quindi viveva un certo stile di vita. Però tutto questo non lo rendeva felice. E questa è la bugia dove tanti ci cadono, dove il diavolo, il nemico per eccellenza, mette tanti obiettivi terreni di fronte all'uomo, facendo credere che la pace si trovi, in una carriera,
lavorativa, facendo credere che bisogna lavorare per avere i soldi, perché i soldi danno quella felicità che non puoi avere in nessun altro modo. Devi non avere scrupoli, devi pensare a te stesso, tu sei il dio della tua vita, se non pensi a te stesso non pensa a nessun altro. Tutte queste bugie non fanno nient'altro di fare quello che è accaduto a Matteo, di ammalare il suo cuore. Quest'uomo era giudicato da tutti, era allontanato da tutti e lui viveva uno stato di sofferenza che lo prendeva dentro, ce lo dice Gesù più avanti. E questo era diventato per Matteo una malattia. Lui si era ammalato di questo, perché più avanti Gesù disse al verso 12: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Ci sfugge questo principio. Questo passo non è riferito a una malattia del fisico, non è riferita alla malattia, del corpo, ma il peccato crea una malattia nell'uomo, lo fa ammalare, lo fa star male. E Matteo si era ammalato. Si era ammalato così forte che il suo cuore soffriva. Ed ecco che il medico per eccellenza passa lì davanti a lui, davanti a questo luogo di lavoro, ed è bastata quella parola per dire a Matteo: è arrivato il medico, è arrivato la tua speranza, è arrivato colui che può cambiare veramente la tua vita. Il verso 9 c'è ancora un'altra bella verità. Vide un uomo chiamato Matteo. Chi vedeva Matteo, che vedeva? Vedeva forse un ladro, vedeva un peccatore, vedeva un traditore, vedeva un delinquente, diremmo oggi, un uomo senza scrupoli. Questo vede l'umanità. Ma il verso 9 dice che Gesù vide un uomo. E mi piace perché Gesù non guarda i peccati dell'uomo. Non guarda la schifezza che il peccato crea nell'uomo. Non guarda in questo momento se sei veramente lì a terra, sporco del peccato. Non guarda se sei allontanato o allontanata da tutti. Dio guarda un uomo. Come a dire, Dio sta guardando dentro a quello che gli altri vedono. Dio sta andando al di là di quello che si vede esteriormente. Dio va al di là di quello che tanti lo mettono come metro di misura. Dio guarda il cuore di quest'uomo, è arrivato fino a dentro al cuore. E che cosa trova in Matteo? Un cuore ammalato. Trova un cuore che ha bisogno di aiuto. Allora ecco che interviene il medico. Non si ferma al peccato, non gli fa un rimprovero, non lo etichetta, non lo chiama come tutto il resto della popolazione lo chiama, ma Cristo si ferma e non punta il dito, ma Gesù lo ama più di ogni altra cosa. Quest'amore di Dio a noi a volte sfugge. Perché noi ragioniamo con la nostra testa e misuriamo con il nostro metro, etichettiamo le persone, le allontaniamo, a volte non capiamo che cosa soffrono, perché non conoscendo la sofferenza del cuore, ci fermiamo a tante, tante situazioni che i nostri occhi vedono. Dobbiamo ricordarci sempre però che Gesù guarda il cuore. Gesù va al di là di ogni situazione, Gesù guarda nella profondità dei nostri cuori. In questo momento Dio non sta guardando persone, guarda cuori, cuori bisognosi, cuori ammalati, cuori che hanno il bisogno di un intervento di un medico che può veramente risanarli. E quella parola, seguimi, è stato per Matteo qualcosa di unico, di speciale, qualcosa che non si aspettava, qualcosa di cui aveva bisogno. Quella parola seguimi è la chiamata di una persona che lo ha amato. Non era un dittatore, non è un comando di un dittatore, ma è l'amore di Cristo. Matteo lascia tutto. È come se gli dicesse in quel momento: seguimi perché ho conosciuto il tuo cuore.
Ho capito che stai soffrendo, ho capito che tu, la vita che stai facendo non ti piace, ho capito che la vita sei costretta a fare quello stile di vita. Seguimi, lascia tutto, lascia il tuo passato, inizia a vivere. Seguimi, Matteo, seguimi, perché io sono l'unica risposta ai tuoi problemi. Una parola per iniziare a vivere. E questo è stupendo come Dio riesce arrivare in profondità nella nostra vita e ancora oggi a sorprenderci come l'uomo può essere cambiato. Dio veramente riesce a fare delle opere grandi nell'essere umano. Tempo fa, in un carcere, ho conosciuto una persona pluriomicida che ha fatto dei danni, lui si sentiva sporco di tutto quello che aveva fatto, stava in un carcere condannato all'ergastolo, tutto questo faceva di lui un essere ammalato. Ma quando ha incontrato Cristo, mi ha detto: ho ricominciato a dormire, ho ricominciato a vivere, ho ricominciato ad amare, ho ricominciato a sorridere. Cristo aveva portato nella vita di questo carcerato quella speranza che lui non era stato capace di trovare in nessun altro modo. Perciò ecco che Matteo in questo momento rappresenta l'uomo, l'umanità che ha un bisogno sfrenato di Dio. L'essere umano è ammalato, è veramente distrutto dal peccato. Lo vedete meglio di me che cosa sta accadendo. Il peccato sta facendo ammalare tutti in un modo esagerato. Quello che l'uomo sta cercando di fare è di curarsi uno con l'altro, si sta cercando di curare quei rimedi che si conoscono, ma chi può veramente, ma veramente cambiare la vita dell'uomo con una parola, una sola parola, è Gesù Cristo. È un dono. La Bibbia ci dice che l'amore di Dio è un dono. Matteo in quel momento sta ricevendo un dono nelle sue mani. Seguimi, ti voglio bene, Matteo, seguimi. Matteo, ho capito che stai male. Io sono venuto qui per curarti. È un dono. Prendi, Matteo, prendi, fallo tuo questo dono. E di tutta la tua vita, quel seguimi vuol dire di tutta la tua vita che hai vissuto fino ad oggi, non portarti dietro nulla. E questo è un segreto che a volte tanti sfugge. Se vogliamo vivere veramente la vita che Cristo ha preparato per noi, non portiamoci dietro nulla del vecchio uomo. Questo è importante. Non possiamo seguire Cristo e portarci dietro il nostro passato. Quel seguimi vuol dire lascia qui questo banco di lavoro, lascia qui tutto quello che fino ad oggi è stato la tua vita, il tuo modo di fare, di ragionare, lascia tutto qui e segui me, che sono la vera vita. E questo ha messo in Matteo veramente una decisione importante. Che faccio? Mi porto dietro qualcosa? Oppure Matteo, immaginate se Matteo avesse detto: bene, signore, ti seguo, ma dopo ritorno qui. Ti seguo oggi fino a stasera, ma domani devo iniziare un'altra volta il lavoro e riprendere in mano tutto quanto. Quando dobbiamo seguire Cristo, dobbiamo imparare a lasciare tutto e a dire a noi stessi: il passato non mi interessa più. Non voglio più avere niente a che fare con il passato, con i pensieri del passato, con i modi del passato, con le parole del passato. Non voglio più i pensieri del passato. Questo seguimi che ognuno di noi ha ricevuto è stato veramente qualcosa di stravolgente che ha cambiato la nostra vita, ma assume un valore importante se noi lasciamo il passato alle nostre spalle. Matteo fa una considerazione. Gesù è affidabile. Io vorrei che tu facessi anche tu questa considerazione. Gesù è affidabile. Quelle parole di quell'uomo sono affidabili. Questo seguimi mi piace, mi dà fiducia. Viene da una persona che non mi tradirà mai, che non mi girerà mai le spalle, che non mi prenderà in giro, perché questa è la verità. Dio cambierà la nostra vita, ma
ma non ci prende in giro. Sarà l'amico fedele. Giosuè, io sarò con te tutti i giorni della tua vita. Non ti lascerò mai, non ti abbandonerò mai. Sarò sempre con te. È questo che c'era in quel seguimi di Matteo. Stai con me. E io non ti lascerò mai. Vieni dietro a me, cammina con me, affrontiamo le sfide insieme, affrontiamo i problemi insieme, perché io non ti lascerò mai solo. Questo dice la parola di Dio. E anche se molti giudicheranno, dico questo in chiusura, anche se molti giudicheranno le nostre scelte e verranno a ricordarci forse il passato, ma tu parli, tu chi eri, tu che hai fatto. Tu che hai detto, tu che facevi quel tipo di vita, non dare ascolto più a queste cose. Dio ha dimenticato i nostri peccati, ci dice seguimi proprio per dire lascia tutto alle spalle e ci chiede a noi di non ascoltare più nulla di ciò che riguarda il passato. Guardiamo avanti perché c'è un futuro meraviglioso con il Signore, c'è veramente qualcosa di grande che ci aspetta. Risana il nostro cuore questa chiamata. Questa chiamata farà di noi delle persone con una moralità, con una dignità, farà di noi di persone che possono veramente vivere su questa terra con un cuore aperto verso il cielo. Io credo veramente che stasera, se tu stai ascoltando questo messaggio, puoi cambiare la tua vita in un attimo, in un momento, puoi veramente lasciarti alle spalle tutto quanto. Se tu lo vuoi, se tu ti riconosci ammalato, se tu ti riconosci veramente sofferente del peccato che hai addosso, troverai Gesù come il medico. Io sono il medico, dice Gesù, e sono venuto per i malati. Perciò stasera ti chiedo ancora una volta di chinare il capo, chiniamolo insieme e chiediamo al Signore qualcosa di speciale per la tua vita. Padre Celeste, nel nome di Gesù, in questo momento veniamo davanti a te, Padre, per quei cuori che sentono il bisogno di essere curati, Signore. Ti prego che non vadano a cercare altrove la risposta, ma tu sei il medico, tu sei colui che con una parola puoi cambiare il nostro futuro, puoi cambiare la nostra storia, Padre. Ti prego, Padre, che ci siano dei gridi di persone e delle decisioni di persone che vogliono lasciare tutto per seguire te, Signore. Padre, noi preghiamo per loro, preghiamo per le loro vite, affinché ci siano delle vittorie. Stasera te lo chiediamo nel nome potente di Cristo, che è il benedetto in eterno. Amen. Alleluia, grazie Grazie, Signore, Padre. grazie Signore, grazie. Grazie. Ebbene, grazie Emanuele e a te che Grazie. ascolti, te che sei a casa dove ti trovi, ricevi la parola quando viene, quando arriva. Se ti chiede il Signore di prendere una decisione come Matteo, non la può prendere un altro per te, perciò è qualcosa dentro, non è che ti devi spostare, è la gabella che devi lasciare, è dentro tutto questo apparato che bisogna. Non è che se il Signore mi dice di lasciare così, quando parliamo così, vado stasera a casa, dico a mia moglie: ciao, ciao, devo andare, il Signore mi ha detto che devo lasciare, devo andare dove, devo fare non so che. No, no, lasciare dentro, lui vuole scastrare quel tessuto impregnato di malattia spirituale, il nostro essere che è impregnato di quella roba che ci pesa, e non solo ci pesa, ma ci curva, perché sentiamo sempre nella nostra vita come sul nostro trapezio, se po che portiamo 30 kg, 30, 40 kg, e così camminiamo sempre con un peso, con un affanno. A volte, Emanuele, mentre parlo, mi viene in mente, sento delle persone per telefono che sembra che stanno salendo una scala. Dico: ma che stai salendo una scala? Dico: ma che porti, qualche peso? No, dici: io sto solo parlando. Dico: ma io ti sento che tu hai un peso, che stai salendo una scala, a quale piano sei arrivato? E così siamo un poco, quando il peso
nella nostra Ecco. vita è così, c'è qualcosa che deve essere tolto. Basta aprirsi a Dio, Egli cancella tutto, arriva con quell'acqua pulita, dissetante, purificatrice e cambia tutto. Emanuele, grazie, Dio ti benedica e si serva di Dio vi te benedica. sempre, Amen. sempre, sempre. Pace, Dio ti Pace del benedica. Signore, pace, 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 pace. Ebbene, credo che ora abbiamo il fratello Gabriele. Gabriele, ci sei? Pace, sì. Ah, si sente bene. Va bene, Gabriele, c'è una mezz'oretta. Fatti guidare dallo Spirito Santo. Noi Amen. siamo aperti a ciò che il Signore ci vuole dire attraverso di te. Fatti guidare Amen. dallo Spirito Grazie. Santo. Noi Grazie. preghiamo che lo Spirito Santo ti guidi. È solo con lui, solo con la sua guida, è vero. Grazie, fratello Catano. Allora, ringrazio il Signore per questo momento, per seguito, come seguito a Emanuele, compagno di viaggio, veramente un amico, fratello, veramente fratello. Seguimi, è importantissimo. C'è un inizio con un seguire qualcosa di unico, la chiamata che il Signore fa regolarmente, t'ha fatto, mi fa, ci fa ogni giorno. E in questa chiamata, o la chiamata, si deve basare su un modo di vita unico, solo con l'aiuto dello Spirito Santo. Io lo do come notizia, vengo da una riunione di preghiera della nostra chiesa che ci vediamo ancora su come Zoom e una sorella Laura, una sorella che da poco viene collegata con il Canada, con la chiesa del fratello Marocco, ha detto che martedì scorso ero assente, ero a casa, sentivo mamma con la. E a un certo punto ho sentito questa sorella che richiede preghiere per una vicina di casa che aveva un grosso problema qui a livello di seno, la malattia del seno. È passata una settimana, mille cose, no? C'è stato il sabato e domenica a Roma l'evento, bello, eh? Laura, la sorella, questa sera dice: Ma lo sapete la preghiera di una settimana fa? Quel problema si è problema, cioè, non dico il nome, sicuramente lo si sta combattendo, il tumore, il cancro, si è bloccato. Io ringrazio il Signore per le preghiere, perché se tu segui, tu parli col Maestro, tu parli con il Signore Gesù, tu gli dici quello che lui lo sa, ma spesso. Esattamente come la richiesta che lui fa del seguire. Molto spesso lui fa a noi la domanda perché o non abbiamo capito la problematica o non vediamo tutto il quadro o sempre molto di parte. Io credo fermamente che se si segue il maestro, vedremo, vediamo, abbiamo visto, abbiamo testimonianze gloriose che lui veramente è con ciascuno di noi. Credo fermamente questo. Seguire implica un certo modo di vivere e questa predicazione purtroppo non si sente tanto spesso nelle nostre chiese perché ogni nostra azione, ogni nostro pensiero, ogni nostra tutto verrà alla luce. La meditazione l'ho chiamata dobbiamo comparire davanti al tribunale un giorno. Fratelli che ci hanno preceduto già sono passati, ma non per essere giudicati, perché in Cristo il giudizio già è stato compiuto, ma riceveremo la retribuzione di quello che abbiamo fatto. Secondo Corinzi 5:10 inizia proprio con questa gloriosa affermazione. Noi tutti, infatti, dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo, sia in bene sia in male. Guardate, è una frase incredibile, un concetto incredibile. Noi siamo quelli della grazia,
Noi siamo stati salvati per grazia, noi siamo stati salvati, noi viviamo in questa dimensione unica, particolare, che ha a che fare con il cielo, non la volontà di Dio, che la tua volontà sia fatta nel cielo come è fatta sulla terra, non sul nostro pianeta, ma qui nel mio cuore, nella mia vita. E non tutti i credenti vivranno il paradiso nello stesso modo. Questo è Gesù che l'ha detto. Alcuni credenti saranno chiamati minimi nel regno dei cieli, mentre altri saranno chiamati grandi. Gesù ricompensa coloro che hanno vissuto fedelmente per il suo onore. Il seguire che Emanuele mi ha preceduto è proprio questo. La ricompensa non consiste nell'essere accettati da Gesù, ma nell'essere approvati da Lui. Chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato, dato di fatto. Ma dopo la salvezza c'è il mio lavoro, guidato dallo Spirito Santo, per compiere le opere che sono state messe davanti a ciascuno di noi, approvati da Lui. La maggior parte dei cristiani non conosce, non ha mai sentito parlare di queste ricompense divine e purtroppo predicatori ne parlano raramente. E questo mi sorprende perché lo sapete, Gesù ne parla, il cuore dice 40 riferimenti, circa 40, su queste ricompense negli insegnamenti di Gesù. Questa sera le ho mandate a Matteo in regia, se l'ha messo in tempo. Io vorrei, e lo farò, leggerò semplicemente questi riferimenti. Guardate, quando si legge la parola di Dio, bisogna fare attenzione, perché è Gesù che viene chiamato in Apocalisse la parola di Dio, e questo è qualcosa che ha a che fare con la sua persona. Lui chiama, ma dopo la chiamata c'è il mio lavoro regolare, costante, per far vedere che tutta la gloria è al Signore Gesù, nella mia vita, dalla mia vita, ma tutto solo per Lui. Allora inizio a leggere questi versetti biblici. Se li metterò anche su Facebook. Se vuoi, prendi tutto quanto, veramente Dio ti benedica. Matteo 5:5. Beati i mansueti perché erediteranno la terra. Versetto 12. Rallegratevi e giubilate perché il vostro premio è grande nei cieli, perché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi. Versetto 19. Chi dunque avrà violato uno di questi minimi comandamenti e avrà così insegnato agli uomini sarà chiamato minimo nel regno dei cieli, ma chi li avrà messi in pratica e insegnati sarà chiamato grande nel regno dei cieli. Lo sapete, nel Nuovo Testamento ci sono circa 1050 comandi che noi come credenti dobbiamo vivere. C'è una diatriba, no? C'è questa, siamo nella grazia, va tutto bene. No, 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 siamo nella grazia per grazia, ma tutto il resto è ciascuno di noi che deve compiere. La grazia è favore immeritato. Gabriele, non dovevo essere qua, sono qua perché lui ha mostrato la sua grazia nei miei riguardi e io l'ho accettato. E questo è per i milioni, i centinaia di milioni di fratelli e sorelle che sono entrati nella grazia. Ma dopo la grazia non è, sto in finestra e vedo passare la vita e sono fatalista. Ah sì, va bene così, o sono pessimista, oh che brutta cosa. No, no, la vita la dobbiamo prendere di petto. La vita cristiana è una vita che va vissuta intensamente. Allora, io voglio essere chiamato per grazia,
grande, grande nel regno dei cieli. Io voglio sentirlo dire dal Signore Gesù, non per quello la simpatia che io ho, no, 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 perché io voglio funzionare, nonostante i miei errori, nonostante le mie sciocchezze a volte, ma io voglio far sì che ogni suo comando, ordine, sia gloriosamente vissuto in prima persona e poi anche insegnato. Matteo 6,4, affinché la tua elemosina sia fatta in segreto e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Versetto 6, ma tu quando preghi entra nella tua cameretta e chiusa la porta. Rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto, il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Versetto 18, affinché non appaia agli uomini che tu digiuni, ma al Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Versetto 20, ma fatevi tesoro in cielo, dove né tignola né ruggine consumano e dove i ladri non scassinano né rubano. Matteo 10, 41-42. Chi riceve un profeta come profeta riceverà premio di profeta e chi riceve un giusto come giusto riceverà premio di giusto e chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli, perché è un mio discepolo, io vi dico in verità che non perderà affatto il suo premio. Matteo 16, 27, perché il figlio dell'uomo verrà nella gloria del Padre suo con i suoi angeli e allora renderà a ciascuno secondo l'opera sua. Matteo 18,4. Chi pertanto si farà piccolo come questo bambino, sarà lui il più grande nel regno dei cieli. 19,21. Gesù gli disse: se vuoi essere perfetto, va, vendi ciò che hai e dallo ai poveri. E avrai un tesoro nei cieli, poi vieni e seguimi. Sembra quasi che, soffermo un attimo su questo versetto, no? Gesù abbia bisogno di quella vendita. No! Era il ragazzo, era il giovane che doveva lasciar perdere quella ricchezza. Tutto quello che c'hai. Sicuramente Gesù ha visto dove si appoggiava il cuore di quella persona, di quel giovane che sente: voglio farti, ti seguo, Signore. Vieni, non c'è problema. La cosa importante è: avrai un tesoro nel cielo. Tutti noi abbiamo una ricchezza, un appoggio, un qualcosa che no, no, no. Gesù ci sta dicendo in questa sera: tutto quello che hai non mi serve, non ti serve. Ma se vuoi essere perfetto, lascia tutto quello che hai. Lascialo. Il tuo cuore innanzitutto, la tua dedizione innanzitutto. Vendi, avrai un tesoro nei cieli. La gioia eterna qui, la gioia, l'eternità che parte da qui, da questa parte della vita, per entrare. Ecco perché lui ha vinto la morte. Ma oggi c'è stato un funerale, no? Ma la sorella Rina è passata dalla vita alla vita. La vita abbondante che lei aveva qui, in questa parte, la gioia, aperto gli occhi. Un attimo, un passaggio, ha visto il volto di Gesù. Capitolo 19, versetto 28. E Gesù disse loro: io vi dico in verità che nella nuova creazione, quando il figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, anche voi che mi avete seguito sarete seduti su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. E chiunque
avrà lasciato case, fratelli, sorelle, padre, madre, figli o campi a causa del mio nome, ne riceverà 100 volte tanto ed erediterà la vita eterna. Versetto 30. Ma molti primi saranno ultimi e molti ultimi primi. Matteo 23, 12. Chiunque si innalzerà sarà abbassato e chiunque si abbasserà sarà innalzato. Matteo 25, 21. Il suo padrone gli disse: va, va bene, servo buono e fedele. Sei stato fedele in poca cosa, io ti costituirò sopra molte cose. Entra nella gioia del tuo Signore. E il versetto 23 dice: il suo padrone gli disse: va bene, servo buono e fedele. Sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose. Entra nella gioia del tuo Signore. Marco 9,41. Chiunque vi avrà dato da bere un bicchiere d'acqua nel nome mio, perché siete di Cristo, in verità vi dico che non perderà la sua ricompensa. Luca 6,35. Ma amate i vostri nemici, fate del bene, prestate senza sperarne nulla, e il vostro premio sarà grande e sarete figli dell'Altissimo, perché egli è buono verso gli ingrati e i malvagi. Luca 12,8. Ora vi dico: chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anche il figlio dell'uomo riconoscerà lui davanti agli angeli di Dio. Luca 12,33. Vendete i vostri beni, dateli in elemosina, fatevi delle borse che non invecchiano, un tesoro inesauribile nel cielo, dove ladro non si avvicina e tignola non rode. Che belle realtà! Il Dio non ha bisogno dei nostri soldi, ma vedi come li gestiamo. Vedi se condividiamo questa ricchezza, perché in fin dei conti lui ci dà il tempo, io lavoro, ho alla fine del mese questa mensilità, che non è mia, è sua. E lui mi deve aiutare anche a essere un aiuto per chi sta nella necessità. Luca 19,7. Il re gli disse: va bene, servo buono, perché sei stato fedele nelle minime cose, abbi potere su 10 di città. Poi venne il secondo dicendo: la tua mina, signore, ha fruttato 5 mine. E gli disse anche a questo: e tu sii a capo di 5 città. Luca 22,30. Affinché mangiate e beviate alla mia tavola nel mio regno e sediate su troni per giudicare le 12 tribù di Israele. E qui passiamo all'Apocalisse, perché Gesù parla nell'Apocalisse. Gesù, dopo la risurrezione, ha questo corpo glorioso che attraversa i muri, no? Tommaso, metti le mani, è un corpo glorioso, è un corpo, lo stesso corpo che lo avremo noi quando saremo nella sua gloria. I fratelli che ci hanno preceduto, le sorelle che ci hanno preceduto attraverso la morte, già hanno questo corpo glorificato. Ma Gesù, nonostante questo passaggio glorioso, parla in Apocalisse e dice qualcosa proprio forte sul premio che ciascuno di noi avrà se abbiamo il coraggio di vivere esattamente quello che lui ci dice. Apocalisse 2,7 ci ricorda: chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince io darò da mangiare dell'albero della vita che è nel paradiso di Dio. C'è una battaglia e dipende da questo: seguimi
Ogni giorno lo Spirito Santo ci ricorda: segui il Maestro, segui Gesù passo passo, continua a vivere questa vita di fede, continua a far sì che ogni parola che dici possa essere benedizione. Continua a fare l'opera che il Maestro dice di fare. E non è facile, non è scontato. La grazia non è salvaguardia dal male del mondo. No, assolutamente. Viviamo in mezzo a persone che hanno stabilito di vivere per il nemico, contro Dio. A chi vince, io darò da mangiare dell'albero della vita. E per fede, ogni giorno, quando ci avviciniamo alla parola di Dio, noi mangiamo già da questo albero della vita. Versetto 10: non temere quello che avrai da soffrire. Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione, per mettervi alla prova, e avrete una tribolazione per 10 giorni. Sii fedele fino alla morte, e io ti darò la corona della vita. Versetto 11: chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Chi vince non sarà colpito dalla morte seconda. Al versetto 26: a chi vince e persevererà nelle mie opere sino alla fine, darò potere sulle nazioni, ed egli le reggerà con una verga di ferro e le frantumerà come vasi d'argilla. Apocalisse 3, 4 e 5 ci ricorda questo. Tuttavia, sardi, ci sono alcuni che non hanno contaminato le loro vesti. Essi cammineranno con me in bianche vesti, perché ne sono degni. Chi vince, versetto 5, sarà dunque vestito di vesti bianche, e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai miei angeli. Io, versetto 11, io vengo presto. Tieni fermamente quello che hai, perché nessuno ti tolga la tua corona. Versetto 12, chi vince, io lo porrò come colonna nel tempio del mio Dio, ed egli non ne uscirà mai più. Scriverò su di lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio, la nuova Gerusalemme che scende dal cielo da presso il mio Dio e il mio nuovo nome. Versetto 18: perciò io ti consiglio di comperare da me oro, scusate, purificato dal fuoco per arricchirti, e delle vesti bianche per vestirti e perché non appaia la vergogna della tua nudità, e del collirio per ungerti gli occhi e vedere. Versetto 19: tutti quelli che amo, io li riprendo e li correggo. Sii dunque zelante e ravvediti. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Chi vince lo farò sedere presso di me, sul mio trono, come anche io ho vinto e mi sono seduto con il Padre mio sul suo trono. Apocalisse 19, 7. Rallegriamoci ed esultiamo e diamo a lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. Certo, la sposa come fa a prepararsi? Solo attraverso la grazia, solo attraverso l'opera dello Spirito Santo, solo quando lo Spirito Santo ci ricorda quello che Gesù ha detto e ha lasciato. E questo è il lavoro che ciascuno di noi deve fare ogni giorno. Apocalisse 20, versetto 4, dice così: poi vidi dei troni, a quelli che vi si misero seduti fu dato di giudicare, e vidi le anime di quelli che erano stati decapitati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio, e di quelli che non avevano adorato la bestia nella sua immagine
e non avevano ricevuto il suo marchio sulla loro fronte e sulla loro mano. Essi tornarono in vita e regnarono con Cristo per 1000 anni. Gli altri morti non tornarono in vita prima che i 1000 anni fossero trascorsi. Questa è la prima risurrezione. Beato e santo è colui che partecipa alla prima risurrezione. Su di loro, non ha potere la morte seconda, ma saranno sacerdoti di Dio e di Cristo e regneranno con lui quei 1000 anni. E gli ultimi due versetti, Apocalisse 22, 5 e 12. Non ci sarà più notte, non avranno bisogno di luce di lampada, né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli. E l'ultimo versetto, il più forte, ecco, io vengo presto e con me avrò la mia ricompensa da dare a ciascuno secondo le sue opere. Gesù ti ha detto, seguimi. Abbiamo risposto, viviamo secondo quest'ordine glorioso. Seguimi. Io vengo, ho la ricompensa da dare a ciascuno secondo le sue opere. Fratello mio, sorella mia, rimboccati le maniche. C'è un lavoro da fare, c'è un lavoro tremendo da fare. Che lo Spirito Santo possa riempire la tua vita gloriosamente. La doppia porzione d'olio delle vergini assonnate, no? Doppia porzione. Attenzione, è il momento di ricevere di più, non conoscenza. Io sto parlando di riempimento dello Spirito Santo, che lo Spirito Santo possa ricordarmi e ricordarti, dirmi e dirti quello che dobbiamo fare. È arrivato il momento che tutto quello che le nostre mani trovano da fare per l'avanzamento del regno, bisogna fare, bisogna lavorare, bisogna impegnarsi, bisogna essere determinati, non più, oh, tristezza, non so, no, petto in fuori, occhi verso il cielo, il mio sguardo, il mio aiuto viene dai monti, io alzo i miei occhi ai monti. E chi è il mio monte? È il Signore Gesù. E chi è la rocca eterna? Gesù. E chi è colui che ha pagato il prezzo e merita la nostra obbedienza? Il Signore Gesù. E se Gesù ha detto questo, ciascuno di noi deve iniziare a far funzionare la propria vita per l'avanzamento del regno. Solo così possiamo avere questa ricompensa. Da questa parte della vita c'è la tua presenza gloriosa, c'è la tua forza gloriosa, c'è il suo nome glorioso, ci sono promesse gloriose. E allora, bando alle ciance, iniziamo tutti quanti a far funzionare la nostra vita per fede alla gloria di Gesù. Che il Signore possa benedirti, aiutare. Dove ti trovi c'è il lavoro da fare, dove ti trovi tu hai parole di vita eterna che sono messe in te dallo Spirito Santo. Tu puoi scrollare qualsiasi principato e potestà che sta intorno a te. Non sto dicendo di un evangelo semplice o qualunquista. Sì, intanto io proclamo. Ma che proclami? Non devi proclamare, devi essere esattamente quello che Dio vuole che tu sia, quello che lui vuole che io sia nella nostra quotidianità. Noi siamo più che vincitori quando iniziamo a mettere in pratica quello che Gesù ha detto per ciascuno di noi. E in questa sera è proprio questo qua. Attenzione, io voglio che ciascuno di voi possa brillare gloriosamente come stelle quando saremo nel cielo. Nessuno possa vergognarsi, nascondere il viso, sì, sono in cielo, ma mi vergogno. No, petto in fuori, sguardo fiero, perché chi è in voi
Cristo in voi, speranza della gloria. Fratelli e sorelle, fratello mio, sorella mia, sto dicendo dell'oltre la Chiesa. Grazie a Dio per la comunione e l'adunanza, grazie a Dio per la gioia, grazie a Dio per tutto quello che è connesso nel corpo locale, nell'assemblea locale. Ma qui si sta dicendo, lo Spirito Santo ti sta dicendo, inizia a operare, a funzionare, a lavorare per me giorno dopo giorno, perché la ricompensa non è per i pigri, la ricompensa è per tutti coloro che operano per l'avanzamento del regno. Ma Pastore Gabriele, io ho una certa età, prega! Inizia a pregare per chiunque sta nell'opera. Inizia a pregare che il Signore della messe mandi gli operai. Prega per gli operai. Grazie a Dio per i ministri forti che stanno nella nostra nazione. Ma che tutti noi, suoi servitori, possiamo iniziare a fare prodezze, esattamente come i guerrieri di Davide. Quattro guerrieri gloriosi, uno che ha combattuto così tanto che la spada gli era rimasta attaccata alla mano, che la parola di Dio possa restare attaccata alla mia mano o alla tua mano. Quell'altro guerriero che resta fissato per salvare un campo, c'è da salvare la predicazione della fede. Tante cose, ma che possa essere Cristo al centro della tua vita, della tua mente, della tua chiesa. Allora, iniziamo a tirar fuori la grinta che ci è stata data al momento della salvezza, come nuova creature, con nuova creatura, noi possiamo ogni cosa in colui che ci fortifica. E basta la proclamazione. Io proclamo, ma che proclami? Noi dobbiamo operare, noi dobbiamo, Manuele mi ha preceduto, seguirlo giorno e notte, per vita o per morte. Perché solo così saremo ricompensati nella gloria del Padre. Io ringrazio il Signore per questa vita, ringrazio per quello che ho intorno a me, per quello che mi ha dato come regalo, ma io voglio e devo far funzionare la mia chiamata per l'avanzamento del regno. Siamo tutti in un'azione che non è cristiana, lo sappiamo, lo vediamo, ma questa nazione, se noi con determinazione, unità, stavo per dire unità, non è un discorso di unità, non voglio parlare di unità, sto parlando di tuo impegno, di un rimboccarci le maniche, di mettere in essere davanti il nostro viso. Io non mi vergogno dell'Evangelo, perché è potenza di Dio. Questa è la nostra chiamata, per vita o per morte. Noi vogliamo avere solo un ordine. Qual è l'ordine? Andate in tutto il mondo, fate discepoli. Allora voglio pregare per te. Non è un coccolarti. Io so, se tu hai fede in questa sera, esattamente come martedì scorso, io voglio pregare per te. Qualsiasi situazione fisica, spirituale, emotiva, ferita dentro, ferite dell'anima, se tu hai fede, tu ricevi nel nome del Signor Gesù, perché le sue promesse sono sì e amen. Ma questa sera tiriamo fuori l'arma gloriosa, l'armatura, rivestiamoci dell'armatura. Fratello mio, se ti sei perso, se qualcuno ti ha ferito e stai seduto su una sedia, alzati in piedi nel nome di Gesù, perché noi siamo quelli della vittoria. Signore, in questo momento, questo momento tu stai chiamando a raccolta i tuoi guerrieri. Signore, noi siamo guerrieri della pace, non abbiamo nessuna intenzione di ferire o di essere quelli scostanti. No, noi siamo guerrieri con la tua spada, la tua parola nella nostra mano. C'è un combattimento contro tutto quello che si eleva orgogliosamente contro la tua conoscenza, Signore, e noi non proclamiamo, noi ci mettiamo il nostro viso, passo dopo passo, in qualsiasi momento, non ci vergogniamo di dire che c'è solo una risposta, che non è una religione, ma è una persona, e si chiama Gesù.
Gesù Cristo. Signore, in questo momento io ti prego per i miei fratelli e le mie sorelle, io ti prego per ogni assemblea, ogni locale, ogni chiesa nel nostro territorio nazionale, Signore, che ciascuno di noi possa non aspettare il risveglio, perché il risveglio è in qualsiasi momento, quando la tua parola arriva con forza e ci dice il lavoro da fare. Signore, io chiamo a raccolta i tuoi guerrieri, io chiamo a raccolta tutti quelli, coloro che non ce la fanno più a aspettare in questo limbo, in questo chissà che devo fare. No, Signore, quando tu mi hai chiamato, tu mi hai detto seguimi. E io, insieme a tutti i miei fratelli e a tutte le mie sorelle, ti abbiamo detto: siamo disposti a seguirti fino all'ultimo respiro della nostra vita. Signore, chi sta nel bisogno, tu hai già compiuto l'opera che ciascuno dei miei fratelli, delle mie sorelle che stanno nel bisogno, in questo momento abbiano il coraggio di allungare il braccio della fede e prendere la loro promessa nel nome tuo, Signore. Signore, tu sai, tu conosci i tuoi e ci stai chiamando in quest'ultimo momento della tua pazienza verso questa nostra umanità. Signore, aiutaci, mentre il male sta galoppando, la tua Chiesa a volte sta rantolando, chiusi, abbattuti. No, Signore Gesù, Spirito di Dio, Spirito glorioso, Spirito Santo, inizia a infondere nella nostra vita la tua determinazione per poter quel giorno, ricevere il premio che tu hai stabilito per tutti coloro che ti hanno seguito fedelmente. Io benedico la tua chiesa, la tua sposa, gloriosa, bella, Signore. Io benedico ogni mio fratello, ogni mia sorella, ogni servitore, Signore. Ogni opera potente, ogni arma potente in mano tua, io li benedico, Signore. Grazie per questo tempo, grazie per chi mi ha preceduto, grazie per chi mi seguirà, ma più di tutto, grazie a te, Signor Gesù. Tu che non dovevi scendere dal cielo, tu che non era tua incombenza, ma tu per amore hai lasciato la gloria, ti sei tolto il mantello, hai preso un asciugamano e sei venuto a lavare i piedi di noi peccatori. Non ho parole, ma ti ringrazio e voglio servirti fedelmente fino all'ultimo momento della mia vita. Perché tu sei il mio Dio, il mio Signore, benedetto in eterno. Amen. 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 Grazie, grazie, grazie Gabriele. Dio ti benedica e alla prossima, Dio piacendo. Pace. E adesso abbiamo il fratello Maiello, pastore Maiello, Alfonso. Alfonso, pace, mi senti? Ci Pace pastore, buonasera. sentiamo benissimo. Allora vai avanti tranquillo e lasciati guidare dallo Spirito Santo. Amen. Vogliamo meditare sulle ultime, seguendo le ultime parole che abbiamo ascoltato dal conservo che mi ha preceduto, dove c'è stata una frase che lui ha detto: c'è un lavoro da fare. Questa meditazione nasce questa sera perché meditavo in questi giorni, il titolo appunto di questa meditazione è Non mollare mai, perché nel mio ministero mi capita di girare molte comunità locali. E in questo tempo sto vedendo un popolo di Dio molto, molto affaticato. Sapete, la maggior parte degli appelli che stanno avvenendo nelle varie comunità che mi trovo
a dare il mio contributo ministeriale, la maggior parte degli appelli riguardano appunto la fatica, riguardano appunto le forze. C'è un popolo in questo tempo che sta chiedendo forza al Signore in questi tempi. Sapete, meditavo anche il corso, diciamo, delle generazioni, un pochettino ricordando i tempi di mio nonno, i tempi di mio padre, dove magari c'era una generazione in qualche modo un pochettino più forte nel fare le cose. Non so se anche voi ci avete fatto caso. Per esempio, i nostri nonni hanno sopportato la guerra, hanno avuto delle prove veramente sia fisiche che spirituali molto molto dure, ma il Signore è stato sempre fedele. E così un pochettino successivamente si è avuta la generazione dei nostri genitori, dove già la generazione dei nostri genitori è stata soggetta a meno fatiche, ma un pochettino più scoraggiata, ma comunque il Signore è stato fedele. Poi c'è la nostra generazione e vedo le generazioni che mi passano davanti agli occhi in questo tempo, dove malgrado abbiamo tutti i comfort, perché per esempio è il tempo dei nostri genitori, ma al tempo anche soprattutto dei nostri nonni. Non avevamo tutti questi comfort che in teoria ci dovrebbero rendere la vita più comoda, più agiata, e invece oggi ci ritroviamo ad avere una società, e questo, cari fratelli e sorelle, si ripercuote anche nella Chiesa del Signore, dove anche se abbiamo più comfort, abbiamo più cose in questo millennio che dovrebbero renderci la vita più facile, più semplice, beh, spiritualmente sentiamo che abbiamo sempre più di bisogno di sentire e di ricevere la forza di Dio, perché oggi nella società appunto possiamo vedere che ci sono delle coppie dove appena sposate basta un semplice disguido, queste coppie non conoscono il Signore, beh, subito arrivano al divorzio, subito arrivano a scoraggiarsi. E magari ai tempi dei nostri genitori c'era più forza nell'affrontare determinate dinamiche, determinate situazioni, a differenza di oggi, dove è tipo come il concetto del fast food, fare veloce e quindi non meditare sulle cose, ma arrivare subito a una conclusione, subito al cambiamento, subito a buttare via, subito a mollare. Generazioni di giovani che al primo tentativo già vogliono lasciare, vogliono mollare e non vogliono invece rimanere lì a provare, a provarci, a dire ok, anche se è difficile, io voglio rimanere qui e ci voglio provare. Guardate, oggi meditavo questo e sentivo forte questo messaggio di dirlo alla nazione attraverso il canale di Parole di Vita, affinché il popolo di Dio possa comprendere in questo tempo che noi non siamo come coloro i quali non conoscono il Signore e sono, come dice la Scrittura, sbattuti qua e là come l'onda del mare, ma noi vogliamo essere un popolo che rimane fermo, che non si scoraggia, che non dica più parole, io lascio, io mollo. Io lascio stare questa cosa perché è troppo difficile. Abbiamo ascoltato dal fratello che mi ha preceduto che c'è un lavoro da fare e questo lavoro lo Spirito Santo lo vuole fare proprio con te. Questa sera, caro fratello, cara sorella,
non è il tempo di mollare, ma è il tempo di rimanere al tuo posto, è il tempo di continuare a combattere per ciò che il Signore ti ha chiamato a combattere. E voglio leggere questi versi della Scrittura e meditandoli, chissà quante volte vi è stato predicato, e stasera voglio dare una decifrazione, tra virgolette, di quello che lo Spirito mi fa sentire, e parlare alle persone che sono nella fede, che hanno un servizio, ma anche persone che sono nella fede e tutti i giorni hanno da parte dello Spirito Santo delle piccole missioni da compiere dove magari tu non ne stai venendo a capo, come magari evangelizzare a tuo vicino, evangelizzare ai tuoi familiari e via discorrendo, dove il Signore questa sera ti dice: resisti, non mollare, ma anche a quelle persone che non conoscono il Signore, dove stanno vedendo la loro vita come il muro che sta cadendo in macerie, quindi paragonando la loro vita a un muro che sta crollando, che sta diventando macerie. Beh, il Signore stasera a te che mi stai ascoltando per la prima volta ti sta dicendo che stasera tu hai la possibilità di ricostruire il muro della tua vita, che stasera hai una possibilità attraverso un nome che è al di sopra di ogni nome, che è il nome di Cristo Gesù, che tu possa ripartire con una vita nuova e una vita in esuberanza in Cristo. E vogliamo leggere Neemia 4, i primi 15 versetti. Cercherò di essere veloce nel leggerli. Quando Sanballat udì che noi costruivamo le mura, si adirò, si indignò moltissimo, si fece beffe dei giudei, e disse in presenza dei suoi fratelli e dei soldati di Samaria: che fanno questi giudei indeboliti? Li lasceremo fare? Offriranno sacrifici? Finiranno in un giorno? Faranno forse rivivere delle pietre sepolte sotto mucchi di polvere e consumate dal fuoco? Tobia l'ammonita, che gli stava accanto, disse: costruiscano pure. Se una volpe ci salta sopra, farà crollare il loro muro di pietra. Ascolto, Dio nostro, come siamo disprezzati. Fa che i loro oltraggi ricadano sul loro capo ed esponili al disprezzo in un paese di deportazione. Non perdonare la loro colpa e non sia cancellato davanti a te il loro peccato, poiché hanno provocato la tua ira in presenza dei costruttori. Noi dunque ricostruimmo le mura, che furono dappertutto innalzate fino a metà altezza, e il popolo aveva preso a cuore il lavoro. Ma quando Sanballat, Tobia, gli Arabi, gli Ammoniti e gli Asdodei udirono che la riparazione delle mura di Gerusalemme progrediva e che le brecce cominciavano a chiudersi, si indignarono moltissimo. E tutti quanti assieme si accordarono di venire ad attaccare Gerusalemme e a crearvi del disordine. Allora noi pregammo il nostro Dio e mettemmo delle sentinelle di giorno e di notte per difenderci dai loro attacchi. Quelli di Giuda dicevano: le forze vengono meno ai portatori di pesi e le macerie sono molte. Noi non riusciremo a costruire le mura. I nostri avversari dicevano: essi non sapranno e non vedranno nulla finché non saremo piombati in mezzo a loro. Allora li uccideremo e faremo cessare i lavori. I giudei, però, che risiedevano vicino a loro, vennero 10 volte a riferirci questo, da tutti i luoghi da cui provenivano. Allora io disposi il popolo per famiglie con le loro spade, le loro lance, i loro archi nelle parti più basse del posto, dietro le mura, allo scoperto. Dopo aver ben esaminato ogni cosa, mi alzai e dissi ai notabili, ai magistrati e al resto del popolo: non li temete, ricordatevi del Signore, grande e tremendo.
Combattete per i vostri fratelli, per i vostri figli e figli, e per le vostre mogli e le vostre case. Quando i nostri nemici si accorsero che eravamo al corrente dei loro piani, Dio rese vano il loro progetto, e noi tutti tornammo alle mura, ognuno al suo lavoro. Questo capitolo, brevemente, ve lo voglio spiegare prima di arrivare al concetto profondo della meditazione, parla del profeta Neemia, un profeta che Dio ha scelto per ricostruire le mura di Gerusalemme. Stiamo parlando che la ricostruzione di queste mura sono avvenute in 52 giorni. Questo profeta ha una caratteristica, viene chiamato il profeta che consola il popolo di Dio, perché appunto il suo nome significa Yahweh consola. E questo profeta, quando prega il Signore, non usa dire: Signore, perdona il tuo popolo, ma lui usa il plurale e lui dice: Signore, perdonaci, Signore, abbi pietà di noi. Quindi lui si immedesima nel popolo di Dio, empatizza col popolo di Dio e quindi Dio viene toccato, il cuore di Dio viene toccato. Questa sera il cuore di Dio, se tu lo stai appunto chiamando, ti posso dire questo: verrà toccato. Ma tu inizi a chiamare il Signore questa sera, inizi a dire: Signore, le forze vengono meno, ma io, Signore, ti sto chiamando perché ho bisogno di te. Ed è così che dopo la deportazione di Babilonia, questo popolo appunto ritorna insieme a Neemia a Gerusalemme. E Neemia la prima cosa che fa, la prima cosa che si rende conto è quella che Gerusalemme tutta attorno era sprotetta e che appunto necessitava in quel tempo costruire delle mura a difesa di Gerusalemme. Questa sera ti voglio dire questo: se la tua vita è in pericolo, se la tua vita appunto è fortemente scoraggiata e senti che qualcosa ti sta attaccando, stasera voglio dirti questo: inizia a chiedere allo Spirito Santo che possa darti la forza di costruire mura di preghiera, mura di adorazione attorno alla tua vita, affinché non ci possano essere brecce che ti attacchino e che tu possa cadere a terra, ma che ci possa essere un muro forte di preghiera, un muro forte di adorazione, dove quando tu riceverai degli attacchi, degli scoraggiamenti, questi attacchi proveranno, ma non riusciranno perché troveranno un muro e tu non verrai intaccato minimamente. Quindi non mollare, non mollare. Come ti dicevo, questo capitolo appunto parla di fatica. E ti voglio dire questo: che una bella benedizione Dio la prepara appunto dopo un tempo di fatica. E abbandonare non è la cosa giusta per essere benedetto. Magari il tuo ministero, il tuo servizio, il tuo rapporto matrimoniale, il tuo lavoro, in questo momento hai delle grosse problematiche. Ma ti posso dire questo: rimani al tuo posto, perché i figli di Dio resistono e sono chiamati a resistere perché hanno la forza di Dio in queste prove che verranno dinanzi. E dietro questa fatica tu scoprirai il miracolo di Dio, che sarà quello appunto che dietro questa fatica riconoscerai le forze che ti darà il Signore. Vedi, Sanballat, Tobia, non erano appunto d'accordo con Neemia, andavano a screditare Neemia. A te non serve un incoraggiamento umano,
Sanballat, Tobia, andavano lì e volevano in qualche modo dare fastidio a Nemia per dire non finire di costruire queste mura. Ma Nemia ha fatto una cosa intelligentissima, una cosa appunto dove io posso immaginare tanti di noi che quando vediamo degli schernitori abbiamo quella sapienza che ci viene dal Signore e di non rimanere lì a parlare con gli schernitori, ma di continuare ad essere attenti a lavorare. Vedi, un errore di Eva è stato quello di parlare con il diavolo, di rispondere al diavolo. Beh, noi non siamo chiamati a parlare, ma noi come popolo di Dio siamo chiamati ad agire, perché il Signore vuole un popolo che agisce per fede dinanzi alle circostanze. E quindi, appunto, sappiamo che Dio quando inizia un'opera la porta a compimento. Come diceva il pastore Petrone, anche quando troveremo i vari Tobia, i Sanballat che vogliono impedire, o vogliono screditare, o vogliono dire la loro, oppure troveremo persone che faranno di tutto per non farci servire il Signore, beh, in quel momento ricorderemo ciò che Dio ha fatto per noi e ricorderemo che a noi non servirà un incoraggiamento umano, ma appunto che sarà proprio in quel momento che noi non rimarremo lì a chiacchierare, perché appunto vogliamo essere una chiesa che non chiacchiera, ma una chiesa che agisce, perché vogliamo vedere la benedizione di Dio appunto quando noi ci prodighiamo per dare l'Evangelo a quanti coloro non conoscono il Signore. Vogliamo essere gente, come dice la lettera agli ebrei, che non si tira indietro, gente costante, gente che non molla. E sapete, quando troverete persone che magari in voi c'è anche un'aspettativa di apprezzamento, non rimanete delusi. In genere, più alta è l'aspettativa che avete di quella persona che vi possa incoraggiare, e invece quella persona è una persona che vuol rappresentare un Tobia, un Sanballat, beh, molte volte può essere più alta la delusione, perché più è alta l'aspettativa in una persona, più può essere alta la delusione che tu puoi ricevere, ma non è essere deluso. Perché sarà proprio in quel momento che aumenterà invece la tua relazione personale con il Signore. Il tuo incoraggiamento viene dal Signore. Non aspettarti un incoraggiamento umano. Anzi, dillo stasera, io non voglio incoraggiamenti umani, ma il mio aiuto viene dal Signore. Il mio incoraggiamento è Gesù. E allora anche tu che questa sera stai ascoltando per la prima volta, inizi a dire al Signore: Signore, sono venuti in tanti a promettermi un qualcosa, a dirmi un qualcosa, e invece, Signore, mi hanno deluso tutti. Io stasera, Signore Gesù, ti voglio conoscere, perché tu, Signore, sei quello che non delude mai. E allora, Signore, presentati nella mia vita. Voglio ricevere da te parole, Signore, che possano iniziare a costruire nuovamente la mia vita. Magari la mia vita era una vita distrutta, era come quel muro di Gerusalemme, e la mia vita è ridotta in polvere, Signore. È tutto perso. La parola di Dio dice che appunto i giudei potevano sembrare agli occhi di Tobia e Sanballat indeboliti. Beh, tu puoi vederti così in questo momento, ti puoi vedere indebolito, puoi vedere che le macerie nella tua vita sono molte, perché la tua vita sta andando in frantumo, sta andando a rotoli, stai vedendo che le forze vengono meno, appunto come è scritto in questo capitolo. Beh, io stasera voglio darti una parola di speranza da parte del Signore.
la tua vita stasera con Gesù non è giunta al termine. Stasera ciò che è polvere Dio la vuole riportare in vita. E appunto è la tua vita che il Signore vuole nuovamente ricostruire, come quel muro che era attorno a Gerusalemme, quel muro che iniziava a costruire Neemia. Non pensare a destra, a sinistra, non ascoltare quello che il nemico ti sussurra nelle orecchie, ma inizia a dire: Signore Gesù, io questa sera voglio accettarti nel mio cuore, perché tu sei l'unico che può ricostruire la mia misera vita dalla polvere, Signore, dalle macerie la puoi riportare in vita. E allora voglio farti anche meditare a te che stai prendendo delle decisioni invece dove sei in un servizio, dove sei sotto stress, dove già conosci il Signore, però ti senti confuso in questo momento e magari vuoi dire basta, io mi fermo col ministero, io mi fermo in questo servizio, basta, basta, basta. Stasera invece io ti dico basta nel pensare questo che stai pensando e ti voglio far riflettere una cosa, ti voglio fare una domanda. È più facile demolire o costruire? Costruire significa che ci vuole tempo, ci vuole sacrificio, ci vuole più appunto tempo per costruire una cosa, per costruire un muro ci vuole tempo. Pensa a tutto quello e a tutto quello che il Signore ti ha benedetto per costruire quello che hai visto fino ad oggi. Non buttarlo via all'improvviso, non demolirlo all'improvviso con una decisione che poi te ne puoi pentire. Ma inizia a chiedere forza al Signore questa sera. Non rimanere lì che stai a parlare con persone che ti finiscono di scoraggiare. Sii intelligente, non ti fermare con gli schernitori, ma appunto non fare come ha fatto Eva che parlava col nemico. Ma Dio stasera ti sta chiamando appunto a ricostruire e ad andare avanti, a non mollare. Vedi, il popolo in quel tempo era anche molto perplesso, il popolo che stava sotto Neemia, sai perché? Perché molti quasi quasi erano stati tanto tempo a Babilonia che quasi quasi si erano pure abituati a stare sotto Babilonia. No, tu stasera devi rinnegare Babilonia dalla tua vita e tu stasera devi ritornare al tuo posto a costruire, a edificare nel nome del Signore quello che il Signore ti dà da fare. Perché? Perché le mura che tu oggi stai costruendo sono mura celesti, sono mura del regno di Dio. E allora stasera voglio pregare per te. E voglio ricordarti che dalla Genesi all'Apocalisse puoi notare una cosa, che la Genesi è partita con il fallimento umano, ma poi il Signore la storia umana non la farà finire con un fallimento, ma in Apocalisse sappiamo benissimo che il Signore ha cambiato ogni cosa, come stasera vuole cambiare la tua vita. Perché appunto la storia in Apocalisse finirà che noi vinceremo e che il nemico ha perso e che il diavolo ha perso, principati e potestà hanno perso. Allora stasera tu devi decidere come prima cosa quello che vuoi fare della tua vita. Vuoi mandare la tua vita appunto in demolizione con una scelta sbagliata? Vuoi rimanere ancora nella polvere e nelle macerie o stasera accettare Gesù Cristo il Signore nella tua vita, colui il quale può iniziare una nuova opera di ricostruzione nella tua vita, può iniziare una nuova opera di ricostruzione nel tuo rapporto matrimoniale, di ricostruzione nel tuo rapporto tra genitori e figli, una ricostruzione stasera il Signore vuole fare. Ma la prima cosa che ti dice,
la parola di Dio, la prima cosa che ti dice lo Spirito Santo stasera, non mollare, ma prendi posizione. E allora ricevi questa forza stasera. Voglio pregare per te. Voglio iniziare pregando e facendo due appelli. La prima preghiera va a tutti coloro i quali non conoscono il Signore e che stanno proprio con le spalle al muro, che sono arrivati. Sai, fratello, sorella, anche io un giorno ero con le spalle al muro. Avevo dinanzi la mia vita che quasi quasi era arrivata all'estremo. Stavo perdendo il lavoro, stavo perdendo mia moglie, stavo perdendo i miei figli, ma nel momento in cui io ho invocato il nome del Signore, è lì che ho visto Dio ricostruire come quel muro che ricostruiva Neemia, è lì che ho visto Dio ricostruire pezzo dopo pezzo, mattone dopo mattone, la mia vita, fino al punto da mettere in me un muro di preghiere, un muro di adorazione che mi permetteranno di rimanere dove sono e di andare avanti. E allora voglio dirti questo: se tu credi stasera di dare il tuo cuore a Gesù, inizia a pregare con me, inizia a dire: Signore Gesù, io sono un peccatore, ma tu, Signore, sei colui il quale ha dato se stesso alla croce, Signore, per perdonare i miei peccati. Allora, Signore Gesù, io ti voglio chiedere stasera, la mia vita è arrivata al culmine, la mia vita, Signore Gesù, è arrivata all'estremo, ma tu, Signore, sei la speranza, sei la vita. E io stasera, Signore Gesù, ti sto chiedendo di venire a me, perché io voglio accettarti come mio personale Signore e Salvatore. Perché, Signore Gesù, tu mi darai nuove forze e tu ricostruirai questa mia vita per darmi vita e vita in esuberanza in Cristo Gesù, perché tu sei il Signore. E poi voglio pregare per quanti coloro sono nel ministero, per quanti coloro sono nella fede da molti anni e stanno pensando di mollare, stanno pensando di prendere delle decisioni affrettate dove possono fracollare un muro senza aspettare invece quella forza che di per certo arriverà dal Signore. Signore Gesù, ti voglio pregare per i tanti ministeri, Signore, sparsi in Italia, Signore, ti voglio pregare per i miei fratelli, per le mie sorelle, per quanti coloro, Signore, occupano un servizio all'interno della tua Chiesa, Signore, ma anche per quanti coloro, Signore, sono in missione e non sentono, Signore, più quel fuoco, non sentono quella passione per le anime. Signore Gesù, risveglia in loro un cuore, Signore, infuocato per te, Signore, che il tuo Spirito Santo, Signore, possa ricostruire mura di preghiera, mura di adorazione, mura di servizio, affinché, Signore Gesù, possano, Signore, continuare a servirti con zelo, con entusiasmo, perché c'è un lavoro da fare, Signore. E tu stai chiamando proprio coloro i quali pensavano di mollare a resistere. Perché, Signore Gesù, ricevono in questo momento, ora, Signore Gesù, tocca allo Spirito Santo nuove forze, affinché, Signore, le mura attorno a loro possano resistere ad ogni dardo infuocato, ad ogni attacco del nemico, ad ogni schernitura, ad ogni scoraggiamento, perché il tuo popolo, Signore, i tuoi ministri, Signore, questa sera alzano ancora una volta la tua bandiera, Signore, e possano dire Ebenezer, fino a qui,
L'Eterno ci ha sostenuti e ci sosterrà, perché come Neemia vedremo nuovamente la forza e la gloria di Dio dentro noi, che agirà in un modo strepitoso verso quanti coloro ancora non ti conoscono. Signore Gesù, ti ringraziamo perché tu stasera hai fortificato, hai ristabilito, hai ristrutturato il tuo popolo e i tuoi ministri, perché c'è un lavoro da fare. Signore, benedici il pastore Petrone, benedici sua moglie, benedici la sua famiglia, benedici quanti coloro, Signore, sono a collaborare in parole di vita in questo programma, Signore, di tremenda benedizione per la nazione, perché, Signore, sono una benedizione per quanti coloro sono nel deserto. Grazie, Signore Gesù, perché il tuo nome è il meraviglioso. Amen. E amen. Hai ascoltato un messaggio registrato in diretta. Continua a seguirci sui nostri canali social o sul sito www.paroledivita.org.